Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Comunale di Brindisi, in aula il giuramento del sindaco Mimmo Consales. Evitare l'emergenza occupazionale all'Ilva di Taranto, obiettivo comune di governo e regione che intanto oggi ha dato via libera alla nuova legge sulla valutazione di impatto sanitario delle industrie inquinanti. Cultura in primo piano, presentata ufficialmente la stagione artistica 2012-2013 del nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Si è aperta ieri sera a Ostuni la 16ª edizione della rassegna Un'emozione chiamata libro. Primo ospite il giornalista di Repubblica Federico Rampini, autore del libro Alla mia sinistra. Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Dunque, come abbiamo anticipato nei titoli, si è insediato a Brindisi il nuovo Consiglio Comunale, una seduta attesa che ha ufficialmente dato avvio al mandato politico-amministrativo del sindaco Mimmo Consales e della sua nuova amministrazione. Subito per gli aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra corrispondente Stefania Franciosa, che sta seguendo direttamente i lavori di questa prima seduta consiliare. Buonasera Stefania. Sì, buonasera Eugenio, buonasera ai nostri telespettatori. È proprio così, è tuttora in corso di svolgimento la prima seduta del Consiglio Comunale di Brindisi, che si è insediato oggi a 2 mesi dal voto amministrativo. In apertura di seduta l'approvazione del punto all'ordine del giorno relativo all'eleggibilità dei consiglieri eletti, poi il giuramento del primo cittadino, Mimmo Consales, che è apparso visibilmente emozionato. Si è passati poi, Eugenio, alla surroga dei consiglieri nominati assessori. In aula sono dunque entrati D'Andri, Latini e Giannace. Una comunicazione poi dei consiglieri di impegno sociale ha fatto in qualche modo chiarezza sulla posizione del movimento, che dunque si stacca dal SEL, Sinistra Ecologia Libertà, nonostante, come sapremo, in campagna elettorale si sono presentati proprio come un unico gruppo. Diversi gli interventi in aula che si sono registrati da parte dei consiglieri comunali, soprattutto degli ex candidati sindaci. Una seduta al momento decisamente vivace, si attendono però, Eugenio, le comunicazioni del sindaco Mimmo Consales. Ovviamente le linee programmatiche saranno illustrate con un documento ufficiale che sarà presentato al Consiglio Comunale intero. Bene, dato importante, scusami Eugenio se ti interrompo, sì, volevo dire la nomina del presidente del Consiglio Comunale, perché il punto è passato al terzo su proposta del capogruppo del PD Salvatore Brigante, quindi la votazione è già avvenuta proprio qualche minuto fa e presidente, ce lo aspettavamo anche, del Consiglio Comunale Luciano Lo Iacono, che fra l'altro ha moderato il Consiglio Comunale fino alla sua elezione proprio perché consigliere anziano. Vicepresidente invece Pietro Guadalupi, giovanissimo, 20 anni, eletto nelle file del PDL. Il capo dell'opposizione del PDL, Mauro Dattis, proprio in un'intervista che ci ha rilasciato qualche minuto fa, ha detto che questo è un segnale importante che arriva proprio dal suo gruppo. Il fatto di aver scelto dunque un giovane, di aver dato spazio ai giovani di questa città. Mi dicevi Eugenio? Sì, Stefania, hai parlato di un sindaco Consales naturalmente emozionato. Io ti chiedo che atmosfera si respira in aula, soprattutto tra i più giovani, tra quelli eletti per la prima volta in Consiglio Comunale, sia tra le fila della maggioranza che dell'opposizione. Guarda Eugenio, c'è da dire che proprio nel momento del giuramento il sindaco è stato contestato perché c'è un'aula affollatissima, un gruppo nutrito di cittadini si è presentato infatti con cartelloni con su scritto vergogna per la riapertura di Corso Garibaldi e anche con nati da Pagliacci, proprio per contestare la scelta del sindaco, del neo sindaco Consales, di riaprire il Corso Garibaldi, come sappiamo una scelta contestata di diverse associazioni, soprattutto associazioni ambientaliste, anche da un gruppo nato proprio su Facebook. Bene, durante il giuramento ci sono stati dei fischi, Luciano Lo Iacono ha richiamato comunque il pubblico ad atteggiamenti non offensivi e quindi comunque l'atmosfera, diciamo, si è ristabilita, si è placata, ma comunque non sono mancati, ecco, momenti di tensione in aula, possiamo dire così. Ecco, questi momenti di tensione che reazioni hanno generato nell'assise, sia nella maggioranza che nell'opposizione, Stefania?
Ovviamente i diversi consiglieri eletti, soprattutto come dicevo i candidati sindaco, mi riferisco a Briganti, a Fusco, hanno colto l'occasione per richiamare l'amministrazione comunale sui temi importanti della città. Più di qualcuno ha detto ci stiamo comunque fossilizzando in qualche modo sui cavilli burocratici, ad esempio l'inversione di alcuni punti all'ordine del giorno, e non ci stiamo rendendo conto che ci sono problemi importanti che vanno affrontati, e il riferimento è in particolare alla questione rigassificatore, ma anche la questione proprio della viabilità del centro cittadino. Quindi una seduta molto calda, già la prima seduta, già abbastanza calda, abbastanza tesa. Sì, sicuramente, anche se comunque i consiglieri che abbiamo avuto modo di intervistare hanno detto ce l'aspettavamo, è passato troppo poco tempo dalla campagna elettorale, quindi gli animi in qualche modo sono ancora caldi. Va bene Stefania, ti lascio al tuo lavoro, stai raccogliendo anche le testimonianze che proporremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie ancora, ai prossimi appuntamenti Stefania. Buonasera a te e ai nostri telespettatori. Noi cambiamo pagina, restiamo però a Brindisi. Questa mattina la delegazione parlamentare dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ha effettuato una visita alle strutture dell'ONU presso l'aeroporto militare Pierozzi. Vediamo com'è andata. La base ONU di Brindisi rappresenta una struttura di prestigio per il Paese. Lo ha sottolineato oggi la delegazione parlamentare italiana OSCE, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Questo ha detto il Presidente, l'onorevole Riccardo Migliori, è il cuore pulsante delle missioni delle Nazioni Unite. Brindisi è stato aggiunto subito dopo la visita a un ruolo strategico fondamentale. L'Assemblea parlamentare dell'OSCE è qui oggi a verificare le condizioni del nostro palazzo di vetro europeo, che per fortuna è in Italia, che tanto ruolo ha sotto il profilo anche economico e sociale nel nostro Paese, che è estremamente attivo. Già grazie a un ponte aereo si è realizzato il primo ospedale da campo in Giordania, al confine con la Siria, ma un ponte aereo sta per partire per il Sudan. Questa base rappresenta la capitale del pronto intervento umanitario da parte delle Nazioni Unite. Il nostro ruolo è quello di sottolineare l'essenzialità per l'Italia di avere a disposizione questa struttura che è molto funzionante, che svolge un ruolo fondamentale per la pace e anche per quel che riguarda le relazioni pacifiche tra i paesi. Ci sono le condizioni a che veramente questa base diventi il centro focale dell'intervento di peacekeeping e del programma umanitario. Io ritengo che le istituzioni locali dovrebbero essere più attente a questo centro. Io come rappresentante locale direi non conoscevo questa realtà ed è per me veramente una sorpresa, e direi che bisognerebbe che tutti noi fossimo un attimino più attenti e più di supporto, soprattutto per quello che possono essere le ricadute in termini anche occupazionali, perché se andiamo a vedere quello che è il potenziale in termini di supporto e di sviluppo per questo territorio, senza contare quello che può essere l'integrazione in termini di cultura per i ragazzi se andiamo a impiantare qui una scuola internazionale. Direi che bisogna lavorare tutti assieme in termini di squadra per fare il meglio e per averne il meglio come territorio. E quello di oggi diventa dunque un momento di confronto anche. Ma io intanto devo ringraziare il Presidente Migliori, a cui non solo ho fatto gli auguri io, ma penso che dovremmo farlo tutti quanti. È diventato il Presidente italiano dell'OSCE, credo che se lo meriti questo ringraziamento. E io lo ringrazio pure per avermi dato l'opportunità di essere presente oggi. Sono molte le cose che abbiamo maturato da questa visita. Ve ne indico una: ci hanno detto che solo il movimento di biglietti sulla base aerea, su quella civile, supera i 1500 biglietti all'anno, quindi fosse solo per questo già è un segnale, ma pensate a quanta economia e a quanto sviluppo e a quanto prestigio dà questa base al nostro territorio, e da qui capirete l'interesse ad essere presenti e anche e soprattutto a lanciare il messaggio che già il collega ha fatto prima, di essere vicini alla base, ai suoi problemi e al suo sforzo di crescita, che per questo territorio vuol dire molto.
Da Brindisi a Taranto è ormai una corsa contro il tempo per evitare una vera e propria emergenza occupazionale all'Ilva. Mentre prosegue l'iter giudiziario che potrebbe portare anche al sequestro degli impianti, Governo, Regione e Comune di Taranto stanno lavorando in sinergia per cercare delle soluzioni. Intanto il Consiglio regionale ha approvato la legge relativa alla valutazione di impatto sanitario sulle aziende e sulle produzioni industriali inquinanti per limitarne le emissioni. Evitare una nuova gravissima emergenza occupazionale per i dipendenti dell'Ilva, garantendo al contempo la salvaguardia ambientale dell'area del siderurgico. Mentre forse già a metà settimana il GIP dell'inchiesta sull'Ilva di Taranto, Patrizia Todisco, potrebbe, su richiesta del pool della Procura, ordinare il sequestro degli impianti del siderurgico pugliese come atto conclusivo dell'inchiesta sul disastro ambientale che vede indagate 5 persone dei vertici aziendali, Governo nazionale, Regione e Comune di Taranto sono al lavoro per evitare che lo stop giudiziario dell'Ilva possa riversare i suoi effetti devastanti su almeno 5.000 dei quasi 12.000 dipendenti del siderurgico. Ieri il Presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, ha convocato il Governatore Vendore e l'Assessore alla qualità dell'ambiente Nicastro insieme ai capigruppo in consiglio regionale per un vertice con i 4 parlamentari Raffaele Fitto, Nicola Latorre, Ludovico Vico e Pasquale Nessa in contatto con il ministro all'ambiente Corrado Clini che proprio per la giornata di domani ha convocato un nuovo vertice tecnico. Obiettivo principale è quello di mettere a punto un documento sulla bonifica ambientale dell'area di Taranto individuandone tempi ma soprattutto risorse. Una prima tranche di circa 300 milioni di euro sarebbe già disponibile tra fondi statali e regionali. Una volta concesso il via libera al documento tecnico, lo stesso potrebbe già passare giovedì, sempre a Roma, all'esame di un vertice politico istituzionale con lo stesso Clini. Intanto, questa mattina a Bari, il Consiglio regionale ha dato il via libera alla proposta di legge elaborata dalla Commissione Ambiente e vistata dallo stesso ministro Clini, che introduce la valutazione di impatto sanitario sulle aziende e sulle produzioni industriali inquinanti, limitandone le emissioni. Il risultato per il Consiglio regionale di aver approvato una norma in materia così delicata all'unanimità è segno di maturità e di grande attenzione alle tematiche ambientali e di salute pubblica, dice l'assessore regionale all'ambiente Lorenzo Nicastro. Un segnale compatto ai cittadini di sensibilità istituzionale che il Governo regionale oggi raccoglie e metterà a frutto nella redazione del regolamento attuativo della legge. In particolar modo per Taranto, annuncia Nicastro, parallelamente alle novità introdotte dalla norma e alla possibilità di valutazione del danno sanitario, saremo impegnati nei prossimi giorni sul piano nazionale a verificare percorsi e modalità, oltre che risorse e strumenti, per assicurarci che, oltre all'immediato presente, si possa ragionare in termini di salute e sostenibilità in prospettiva futura per l'area e per i tanti cittadini pugliesi che la vivono quotidianamente. Parliamo ora di una delle tante emergenze che caratterizza la stagione estiva, quella rappresentata dalla cronica carenza di sangue per le trasfusioni. Diverse le iniziative per promuovere la donazione. A Bari si è pensato di coinvolgere esponenti della cultura e della politica insieme. Vediamo. La solita emergenza estiva, urge sangue negli ospedali di tutta Italia. Con l'arrivo delle vacanze sono sempre di meno coloro che ricordano che donare è un impegno morale poco prima di partire per le ferie. In questo momento, spiegano dall'unità trasfusionale dell'ospedale di Venere di Bari, c'è una carenza assoluta di sangue nelle ultime 48 ore, con il conseguente impatto sugli interventi chirurgici. Sono situazioni che attualmente sono difficilmente prevedibili perché le urgenze sono sempre all'ordine del giorno e quindi siamo in questo periodo, in questa situazione e ben vengano queste manifestazioni di coinvolgimento di tutti per quanto riguarda la donazione. Che quest'anno il consigliere comunale del PDL Filippo Melchiorre ha chiamato a raccolta esponenti del mondo della cultura, delle professioni, dello spettacolo e della politica per invitare chi è indifferente alla donazione. Prima di andare in ferie, per chi va in ferie, per chi rimane 20 minuti è un bel gesto che serve a se stessi, ma soprattutto agli altri. Da Bari a Lecce, dove il sindaco Paolo Perrone interviene sulla drammatica situazione che si registra in diversi reparti dell'ospedale Vito Fazzi, ultimo in ordine di tempo quello di ginecologia e ostetricia. È stata ormai inoltrata quando l'offerta sanitaria necessiterebbe di una implementazione. Ci ritroviamo costretti a parlare di turni di supplenza, di trasferimenti, di tappare buchi che sono ormai crateri, afferma in una nota Perrone. Il piano di riordino ospedaliero sta creando disagi a destra e a manca, ultimi in ordine
ordine di tempo, quelli che si registrano nel reparto leccese di ginecologia e ostetricia, dove nonostante i carichi di lavoro già considerevoli e per di più in regime di turnazione estiva, si pretende addirittura che i medici vadano a coprire i turni notturni nel presidio ospedaliero di Gallipoli, che secondo una delibera regionale dovrebbe già essere chiuso. Qui invece, pur in assenza di personale medico o sanitario, continua il sindaco Perrone perché è trasferito, i ricoveri si susseguono e non si riesce a capire come far fronte alle esigenze di corsia. Le soluzioni tampone, ancora qualcuno non l'ha ben compreso, conclude Perrone, non servono a nessuno. È evidente che organizzazione e capacità governativa non possono essere date per scontato. Ritorniamo in provincia di Brindisi, il presidente Massimo Ferrarese e l'assessore alla viabilità e trasporti, Donato Baccaro, questa mattina hanno effettuato un sopralluogo sui lavori che interessano la strada provinciale Mesagni e San Pancrazio, lavori che riguardano nello specifico due lotti a circa 3 km dall'uscita di Mesagni in direzione San Pancrazio e la Mesagni e Torre Santa Susanna, dove è in fase di realizzazione invece un rondò di servizio. Stiamo lavorando anche d'estate, anche a 40 gradi, con questo vento in tutta la provincia stiamo inaugurando, stiamo portando avanti quelli che erano i nostri progetti e quindi ci sono strade che stiamo inaugurando nella zona sud, nella zona centrale, nella zona nord. E la mia soddisfazione è vedere realizzato quello che avevamo detto, avevamo fatto quella conferenza stampa qualche mese fa, dove con una planimetria illustravamo quali erano i nostri progetti e i programmi. E gli impegni. Bene, questi impegni sono stati presi, oggi sono stati mantenuti in tutta la provincia e chiaramente questo serve a mettere in sicurezza le nostre strade, a evitare che ci siano sempre meno incidenti, a realizzare tanti rondò lungo le strade allargate. È un impegno, un programma che era, diciamo, il nostro obiettivo. La mia grande soddisfazione oggi è vedere realizzato tutto questo. Questo è un altro impegno, diciamo, che stiamo portando a termine, e quindi questo tratto che collegherà la Mesagne Latiano a questo punto dove verrà il rondò non era previsto, quindi l'abbiamo fatta una perizia di variante per fare questo e di fatto poi procederemo per il completamento, perché c'era un discorso di un contenzioso per proseguire dal punto di vista espropriativo, si è risolto. Quindi nei prossimi giorni ci sarà anche la gara per completare l'intera circonvallazione di Mesagne. La cronaca: i carabinieri della stazione di Oria hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dalla Corte d'Appello di Lecce nei confronti di Damiano Matarrelli, 33enne del posto, già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora. Il provvedimento è scaturito in seguito alle reiterate violazioni della misura in espiazione segnalate dai militari. Matarrelli il 6 dicembre del 2011 era stato sorpreso infatti nelle campagne di Francavilla Fontana, in contrada Monte Ciminiello, mentre tentava di asportare cavi in rame dalla rete elettrica dell'Enel. I militari erano giunti sul posto grazie all'attivazione di una telefonata giunta al 112 e avevano sorpreso il malfattore ancora intento a tranciare 150 metri circa di cavi da linea elettrica dell'Enel. Alla vista dei carabinieri l'uomo aveva tentato, peraltro senza riuscirvi, la fuga nelle campagne adiacenti. La rifurtiva del valore di 4.000 euro circa era stata restituita poi al personale dell'Enel. L'uomo, che aveva beneficiato di una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione, a seguito delle violazioni accertate è stato invece tradotto presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari. Il tempestivo soccorso di tre carabinieri ha permesso di salvare la vita alla 36enne Monica Priore, campionessa di nuoto mesagnese, colta da un picco glicemico mentre era a bordo della sua auto sulla statale 16. Vediamo. È una storia da libro cuore, quella di Monica Priore, la 36enne nuotatrice originaria di Mesagne, che ieri ha finalmente incontrato coloro che lei definisce i miei angeli. Le hanno salvato la vita. Era infatti il 10 giugno scorso quando tre carabinieri appartenenti alla stazione di Oria e di Torre Santa Susanna transitavano sulla superstrada Bari-Brindisi. Monica aveva perso conoscenza a causa di un picco glicemico e fortunatamente i militari si erano accorti dell'auto, si sono subito fermati per soccorrerla. Monica nel frattempo era già entrata in coma diabetico ed è stata trasferita d'urgenza presso l'ospedale Perino di Brindisi, grazie all'ausilio di un'ambulanza del 118 chiamata tempestivamente dai tre militari. Ma sono stati momenti davvero difficili, quelli vissuti dalla giovane nuotatrice mesagnese. I carabinieri, riconoscendo la campionessa
e quindi, anche essendo a conoscenza della sua malattia, hanno comunicato immediatamente dati preziosi al personale di soccorso per evitare errori nelle terapie. Fortunatamente Monica ha ripreso conoscenza poco dopo in ambulanza e tutto è andato per il meglio. Infatti, nei giorni successivi alle sue dimissioni, ha contattato il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, chiedendo una mano per rintracciare i suoi angeli, i carabinieri che le avevano salvato la vita. L'incontro è avvenuto ieri mattina, come dicevamo, nella sede della Compagnia dei Carabinieri di Francavilla Fontana ed è stato un incontro emozionante. Grazie ai soccorsi tempestivi che le hanno salvato la vita, Monica due settimane fa ha potuto addirittura gareggiare ai campionati mondiali di nuoto master che si sono tenuti a Riccione il 24 giugno. Monica Priore è nota alle cronache nazionali perché, malgrado il diabete, è riuscita in vere e proprie imprese, come la traversata dello stretto di Messina e le maratone che si svolgono nel Golfo di Napoli. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, tra poco.